Benvenuti amici sull'angolo del tifoso in questo nuovo video dove parliamo dei gemellaggi tra le tifoserie di Serie A. Alle volte il tifo sconsiderato può sfociare in astio e violenza. Molte altre invece, per fortuna, esso sfocia in condivisione dei successi e felicità per l'avversario, che rimane tale e non diventa appunto un nemico. In questo video andremo attraverso alcune delle più famose gemellaggi tra le tifoserie italiane, partendo da Inter-Lazio. Amici mai, cantava Antonello Venditti nel 1991. Questo assunto, però, non è sempre vero per quel che riguarda le tifoserie di calcio in Serie A. Vi sono infatti alcune di esse che sono diventate amiche negli anni e che lo sono ancora tuttora. Uno dei casi più famosi è quello di Inter e Lazio, le cui tifoserie sono gemellate da oltre 35 anni e portano alla mente scene indelebili del passato recente della nostra Serie A. Non si può infatti dimenticare il 5 maggio 2002, quando nemmeno questo gemellaggio salvò l'Inter, che perse l'ultima partita di campionato contro la Lazio, perdendo il titolo in favore dell'acerrima rivale dei biancocelesti, la Roma. I tifosi laziali sugli spalti, alcuni di essi con le sciarpe nerazzurre, rimasero increduli di fronte a quel 4-1 rimasto nella storia, i cui marcatori furono Poboroski, Simeone, Inzaghi e anche dell'indimenticabile Gresco. Discorso diverso accadde invece nel 2010, quando l'Inter di Mourinho, lanciata a tutta corsa verso il triplete, aveva bisogno di una vittoria all'Olimpico contro la Lazio per tenere a distanza la Roma nella corsa scudetto. In quel caso, quando l'Inter segnò il gol del vantaggio, i laziali esposero lo striscione «Oh no!», simulando una finta tristezza per il gol che invece aspettavano e che ha permesso all'Inter di vincere lo scudetto, togliendolo così all'acerrima rivale Roma. Il prossimo gemellaggio di cui parliamo è invece quello tra Napoli e Genova, sponda rossoblù. Nonostante la distanza geografica, le due tifoserie sono amiche. Tutto nasce nel 1982, quando i genoani, in trasferta al San Paolo, avevano bisogno di una vittoria per rimanere in Serie A. I tifosi del Napoli hanno quindi sopportato la squadra, facendo sì che rimanesse nella massima competizione italiana e condannando il Milan alla Serie B. Famosa è poi la gara del 2007, al Marassi, dove entrambe le squadre conquistarono la promozione in Serie A. Negli ultimi anni però, purtroppo, questo rapporto è stato un po' compromesso da vari episodi. L'agguato dei napoletani ai tifosi dell'Inter, oppure ancora il sostegno all'Udinese da parte del Genova, Udinese acerrima rivale del Napoli. Il rapporto non è quindi più così saldo come lo è stato in passato. Discorso diverso è invece per la Juventus. Infatti, in una Serie A dove tutte le squadre di maggior successo hanno stretto gemellaggi con altre squadre italiane, come ad esempio il Milan con Brescia e la Roma con la San Benedettese e l'Udinese, la Juventus ha avuto sempre molte difficoltà, essendo spesso la nemica numero uno delle altre tifoserie italiane. Gli juventini hanno prima dovuto stringere accordi di tifoseria con il Den Haag in Olanda e poi con il Legia Varsavia, in Polonia. In Italia l'unico gemellaggio è quello con l'Avellino, ai tempi in cui la squadra era ancora in Serie A. Questa particolare difficoltà nel creare gemellaggi è dovuta alla grande storia di successi della Juventus e si sa, chi vince spesso, spesso è invidiato. Un altro gemellaggio di rilievo è quello tra Torino e Fiorentina. Il motivo di questo gemellaggio, nato nel 1973, è da ritrovarsi nell'odio in comune per la Juventus. Il rapporto, dopo anni un po' burrascosi, ne è uscito fortificato e ora è più saldo che mai. Il Torino, oppure i suoi tifosi, hanno anche un grande legame con i genoani. Di conseguenza, sono diventati, per osmosi, acerrimi rivali con i tifosi doriani. Doriani che a loro volta sono gemellati con l'Hellas Verona, che, a sua volta, è gemellata con la Fiorentina. Questo per farci capire che in Serie A non sempre vale il detto «Il nemico del mio nemico è mio amico». Chiudiamo con un gemellaggio
che è venuto a crearsi per circostanze nefaste, quello tra il Torino e il River Plate. Tutto nacque a fine anni 40, quando le due squadre organizzarono una partita di beneficenza per raccogliere fondi per le vittime del tragico incidente di Superga, che spazzò via il grande Torino. Il legame è ancora oggi molto solido, come a testimoniare dalla maglia che il Torino ha presentato con la tradizionale striscia diagonale dei Millonarios argentini. Questa è un gemellaggio che non vorremmo fosse nato per quelle circostanze, ma rappresenta un legame fondamentale, importante e molto profondo del calcio italiano. Grazie a tutti per essere stati con noi in questo video, ci vediamo ancora sul prossimo video qui nell'Angolo del Tifoso. Ciao!